Ciao amici di Pavia Play, oggi qua stiamo intervistando un giovane universitario fuori porta. Mi chiamo Luca, vengo da Psaronno, tra un pochino a metà tra Varese e Milano, ecco. Lontano da qua, sono circa 50 km. Vicino a Codogno. Come trovi qui a Pavia? Per ora bene, cioè sono scomoda con i mezzi, però con l'università mi sto trovando molto bene. Bell'ambiente, molto giovanile. Forse una cosa che cambiai sono poche sedi qui fuori all'aperto. Oggi che è una bella giornata c'è un sacco di gente fuori e i posti sono pochi per andare fuori a mangiare così. Per il resto l'università mi piace, la città è bella. In generale hai avuto modo di visitarla? Ho visitato un paio di giorni il centro di Pavia. L'ho trovato molto movimentato, molto giovanile. Cosa ne pensi di questa mala movida? Il bar chiudono a luna? Allora, io credo che, parlando da fuori porta e da persona che non frequenta tantissimo, no, locali post un certo orario, diciamo così, allora ci sta da una parte, secondo me è giusto che da una parte ci siano delle persone che si lamentino, è normale che magari dopo un certo orario le case, comunque le persone che stanno in queste case in centro magari si lamentino un pochino. Sì. D'altra parte però comunque togliere a un giovane il divertimento magari di stare fino ad un certo orario significa snaturare un pochino questi giovani, soprattutto dopo tutto il periodo che stiamo passando, dopo i 2 anni e mezzo, sì, 2 anni di pandemia, di bar chiusi. Cioè. Momento negativo di cosa non vi sta proprio bene? No, non ne ho di negativi. Ok, perfetto. Pavia è una città perfetta, ragazzi. Buona. Buona, dai. Accettabile. Esatto. Non, non ho nessun consiglio da dare. Non si può vivere la vita come meglio crede. Ecco. Va bene, grazie mille. E... grazie a te. Cosa? Sì, qualche panchina in più non ci aggiungerebbe nessuno. Anche perché stiamo mangiando per terra. Esatto. Gli appunti per non sporcare i jeans, tra l'altro. No, quindi è tutto un programma. L'istruzione può sporcarsi i jeans, no. Ma cosa ne pensi di Pavia? Ma a me non me ne frega un cazzo.